Milano, capitale mondiale dell'impresa sociale. La città dell'Expo 2015 accoglie il Social Enterprise World Forum. L'evento, ospitato per 2 dei 3 giorni all'Università Yulm, accende i riflettori sulle più innovative pratiche di business solidale. 150 speaker internazionali, oltre 40 sessioni di lavoro e 800 delegati da 45 paesi fanno del forum milanese l'osservatorio privilegiato da cui esaminare lo stato di salute dell'economia sociale nel mondo, ma anche l'incubatore delle strategie da mettere in campo per il futuro. Questo forum apre per l'Italia apre una finestra sul mondo, apre le nostre frontiere, apre i nostri perimetri, offre una grande opportunità a tutta la nostra economia sociale perché sono presenti imprenditori sociali rappresentanti del governo da oltre 44 paesi, quindi è un confronto costruttivo. Una vetrina internazionale su cui c'è anche il sigillo dell'Università Yulm. L'Ateneo è infatti partner strategico dell'evento, organizzato dalla Fondazione Acre CCS. Ma io credo che questa sia un'altra delle grandi conquiste della nostra università in questi ultimi anni. Yulm è diventato ormai un protagonista significativo nel panorama culturale, non solo milanese, non solo del nostro paese, ma ormai europeo. È un segnale dell'interesse della nostra università verso l'innovazione sociale, verso l'impresa sociale, che trova nei temi della comunicazione e in definitiva nel rapporto con la società intesa come agglomerato un momento fondante. Ad alzare il sipario sugli stati generali dell'economia sociale è stata la giornata inaugurale all'Expo, dove anche gli studenti Yulm sono stati protagonisti. 50 ragazzi hanno avuto l'opportunità di seguire gratuitamente la cerimonia di apertura del forum e entrare nel cuore di un nuovo modello di business che associa al profitto la solidarietà. Sono entusiasta di poter partecipare oggi ed essere qui con tutte queste professionalità importanti, proprio per cercare di entrare un po' in questo mondo e cercare di capire quanto sia importante incentivare e finanziare queste persone che magari sono piccoli imprenditori, piccole imprese. Anche se non conosco molto a proposito di questi temi, grazie a questo spunto potrò approfondire queste tematiche a proposito dell'impresa sociale e il no profit.